mi ha subito coinvolto. E qui c'è molto da dire, perché siamo non solo con uno dei protagonisti, ma anche con l'autore dello spettacolo, che è... Indegno autore. Ecco, come è venuta l'idea di scrivere questo spettacolo? Alessandro Budroni dice sempre che nasce tutto da una battuta. Infatti io, c'è stato un periodo in cui passavo moltissimo tempo sul divano, ero solo, non avevo moltissime cose da fare, quindi quando ero a casa stavo sempre sul divano e inventammo questa figura mitologica del divano tauro, mezzo uomo, mezzo divano. Da lì l'idea di scrivere la storia di una persona che per una serie di motivazioni vive su, appunto, sul divano per più di un anno e che fa sì che tutto ruoti intorno a sé. È la prima volta che incontriamo Esalazione. Ma ti rendi conto? Stiamo per incontrare Esalazione. Appunto, se da quella porta stesse per entrare Claudia Schiffer capirei un sussulto. Ma è solo la ragazza di Ara. Questo cambierà la sua vita. E non solo la sua, visto che da oggi qui ci sarà un gran traffico. Allora, prego, accomodati. E fa come se fossi... A casa mia, ovviamente. E qui è un po' il gioco, no? Che noi siamo a casa d'altri, in qualche modo. Io soprattutto sono a casa d'altri in questo spettacolo. Ecco, siamo qui con Tao Bellia, che è uno dei protagonisti, perché, insomma, è in cartellone. E anche come partecipazione straordinaria. Beh, sono stati buoni, sono stati particolarmente buoni. Io in realtà avevo detto, non so, raddoppiatemi la paga, non c'è bisogno che mi scriviate partecipazione straordinaria. Hanno preferito optare per partecipazione straordinaria. Questo è strano, Non capisco come mai, ma è andata così. Irma Carolina Di Monte, alias Esalazione. Questo personaggio, ecco, parlaci del personaggio. Di questo Esalazione. E che devo dire? Il Gianluca dice che sono io. Ecco. Il che non è proprio un bellissimo complimento fatto da un amico. Benvenuta, anzi, bienvenida. Grazie. Carino, chi? Carino, un po' pachiano, però carino. Come, scusa? No, conosci ancora poco bene la lingua. Amore, magari volevi dire pechegno. No, pachiano. Ah. E a dove sta la mia stanza? Parla liberatori. Quello che mi resta dopo i giorni di prove. No, mi sono truccata. Guarda, tra due giorni il debutto. Che cosa pensi? Impressione a caldo pre-debutto. C'ho il cuore già tutto che va a 2000 e mi verrà un infarto. Non penso niente in realtà. Credo che penserò tutto il giorno stesso quando comincerò a vedere qualche amico qui, mamma e papà. Perché la proposta sì? Anche io ho dei sentimenti. E già da me hai dei sentimenti. Non ti sopporto più. Non ti sopporta mai. Guarda che già passiamo noi, ma non c'è bisogno di coinvolgiamo anche l'America. Basta, me ne vado. Sei uno stronzo. Ogni giorno la stessa storia, sei monotona, sai? E tu sei uno stronzo. Appunto. Dai, Giulia, rimani. C'è un alone di mistero intorno a questo personaggio, perché io leggo sì, qui... Sì, io sono in grossa difficoltà a raccontarvi qualcosa in questo momento. Sì, perché io leggo che è la storia di due storie d'amore. Sono due coppie, difficoltà di rapporto di coppia, sono dei giovani, quindi io che c'entro, no? Fra i giovani. Eppure... No, non è questo, il problema è che tu non fai parte delle due coppie. No, sicuramente no, ma sono molto dentro la storia e in qualche modo posso imprimere... una svolta a quello che succede in questa casa, una casa in cui ci sono molte incomprensioni, ma c'è anche molto amore. E questa è la vita di tante case, se ci pensi, soprattutto delle case dove c'è una convivenza, no? Ma d'altronde come poteva essere diversamente, visto che vivete insieme da 12 anni? Io li fai e poi li accoppia. Te l'ho già detto, non ti allargare. Ora che c'entro io, 40. Dunque, cose carine, beh, sono i soliti incidenti che possono succedere in scena, siccome fondamentalmente il... protagonista del nostro spettacolo è un divano. Ecco, diciamo che il rapporto con questo divano, soprattutto il mio, è stato abbastanza, come dire, fallimentare, soprattutto nei primi periodi. Certo che in questa casa non c'è mai un attimo di pace, eh? Ma senti chi parla? Guardate che da quando voi due vivete insieme la pace si è trasferita a casa della signora Pertecchi. È una ragazza argentina che si trasferisce per amore in Italia e diciamo una donna molto caliente, molto forte, che ha a che fare con un ragazzo invece che ha le sue debolezze, che è germano e il migliore amico appunto del protagonista Filippo, che invece ha un carattere più debole, insomma, si fa sottomettere sia dal migliore amico che da me, fondamentalmente. Come fai a comportarti così con lei? Davvero, Pippo, come fai? Oh. Più tardi ve lo spiego. Dammi i testi, che non tornasse. Ah, perché stavolta non torna. Hai esagerato? Se torna, io stasera ordino e tu cucini e lavi i piatti, ci stai?
10. Effettivamente è un po' come entrare in casa. Sì, perché veramente la scenografia è... le foto, visto? È come entrare in casa. Sì, vostra. Infatti questa mattina oggi quando sono entrata ho detto, è casa. C'è una resa di conto in realtà, sì. Però hai sperato di poterti rilassare. Invece sì. Il divano, che è un po' il protagonista, sì, dello spettacolo, e anche un po' l'incubo di Alessandro Budroni. Di tutti è il divano l'incubo. Ci sto! 7, 6, 5, 4. Amore! Per me carbonara, la pasta al dente, mi raccomando, filetto. Media cottura. Contorno frutta e dolce, li lascio scegliere a lui. Ah! Usiamo i piatti buoni. Senti, io ho visto che il ricavato dello spettacolo verrà devoluto in beneficenza, certo. Quindi diciamo anche questo, perché oltretutto è insomma una bella idea e... Assolutamente, noi devolveremo, quindi appunto chi viene a vedere questo spettacolo sa che sicuramente fa del bene a noi, perché comunque ci farebbe piacere avere sempre qui più gente possibile, ma fa molto bene a tutte le persone che vengono assistite dalla Nativo Onlus, che è questa associazione che si occupa di assistenza sanitaria ospedaliera in Nuova Guinea e non solo. E quindi noi ovviamente confidiamo nell'aiuto di tutti quanti, noi per prime e ovviamente anche delle persone che verranno, quindi ringraziamo anticipatamente chi verrà qua e ci darà una mano appunto a dare sostegno a dei bambini che con 200, con 100 euro hanno ovviamente un'assistenza sanitaria per uno o due anni, insomma una cosa fondamentale. L'esempio che io ho sempre fatto a loro è un palloncino, le battute sono un palloncino che non deve mai cadere, nel momento che è cascato il palloncino è cascato lo spettacolo, e allora poi per riprendere certi ritmi, siccome sono molto veramente forsennati come ritmi, con la panovella piano ricominciare fino a ritornare su all'apice, invece noi partiamo belli in maggiore e finiamo comunque in maggiore. Poi nel secondo atto cambiamo un po' clima. E tu vuoi andartene a riposare? Oppure te ne torni in agenzia e ti organizzi un viaggio per trovare la tua donna scomparsa? E tu! Tu! Ma tu che lavoro fai? Ma io non ce l'ho un lavoro! E perché? E di farti stare calma e oddio! State attenti, io sono il personaggio misterioso dello spettacolo, ma lei è bravissima. Chi è? Perché? Lui è. Noi ci siamo... Il punto interrogativo. Lui è. Lui c'è. E Teo è come al doppiaggio, lui è. È facile avere ragione con chi la ragione non usa. Metaforico, seppur non corretto. 1-0 per lei! Io non accetto insegnamenti sul rapporto col mio migliore amico da una che ha appena finito di leggere il dizionario della lingua italiana e capisce la metà delle cose che dice! Bastardo, 1-1! A noi ti lasciamo andare alle prove. Bene, ti grazie. Ti lasciamo al divano che ti sta reclamando. Mi sta reclamando, sì, anche perché vedo che si sta nervosendo, sì, non vorrei poi che si disponesse. No, infatti. Quindi ti facciamo scappare. Grazie. Vado. E ci vediamo. Arrivo, sto arrivando, sì, grazie. Allora, mi raccomando, non ti far attendere troppo, ti ci voglio rivedere allo spettacolo, eh? Non t'azzardare a non venire. Guarda, non mi permetterei mai. Ah, ecco. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ma magari non ci riusciremo da morire, ma non vi annoieremo, questo è poco ma sicuro. Grazie mille. Grazie a voi. Y bueno, entonces los espero todos al Teatro dell'Orologio, desde el jueves hasta el primero de marzo, con todos nosotros. Gracias. Vabbè, poi me lo traduci, intanto okay, ti lascio andare. Ciao, grazie. Happy end! Vedi, è partita anche la colonna sonora. Happy end, grazie, ho finito, ciao! Appuntamento dal 12 al 1 marzo, 12 febbraio, 1 marzo, fai come se fossi a casa mia. Noi ci saremo sicuramente. Noi ci siamo, io ci sarò tutte le sere sicuramente, è un po' come un figlio, per cui non lo si molla assolutamente, però venite perché sono sicuro che vi divertirete. Grazie. Cosa, grazie. Ti do un bacio. Non avete scampo. Fai come se fossi a casa mia, lo dovete vedere assolutamente. Grazie mille, ti lasciamo alle prove. Grazie a te.